Il mio compito oggi pomeriggio è duplice. Da una parte intendo presentare il nuovo concorso nazionale, il nuovo bando, la terza edizione del concorso nazionale indetto dal Liceo Scientifico Fermi, che ha come titolo Uomini liberi nella coscienza nazionale, dalla guerra alla Repubblica, 1940-1948, percorsi di educazione alla cittadinanza. Dall'altra devo moderare questo incontro tra Simonazzo e Daniela, che parlerà dello zio comandante partigiano Azor, e Don Biguan Bogda, che parlerà di un sacerdote sloveno, Filippo Terceli, ucciso nel 1946. Una figura molto interessante, perché si è trovata a combattere, adesso come lo stesso Azor, due totalitarismi non opposti ma identici, questo almeno a mio parere. Ma questo è il discorso che faremo dopo. Dico quindi alcune cose riguardo questo nuovo bando del concorso nazionale, volendo precisare i contenuti di questo concorso, le motivazioni che ci hanno portato a indirlo su questo argomento e anche la prospettiva di lavoro che apre. Abbiamo invitato questi due ospiti, la Daniela Simonazzi e Don Bogdan, perché volevamo entrare sin da subito, proprio da oggi pomeriggio, in merito ai contenuti che proponiamo alle scuole di indagare. Cioè, non volevamo soltanto fare un discorso di premessa metodologica o teorica su questi argomenti, ma la nostra intenzione era di offrire, di iniziare questo lavoro attraverso gli interventi che poi mi seguiranno. E innanzitutto quindi intendo precisare le motivazioni che ci hanno portato a inviare questo bando e a con questo argomento e la prospettiva che esso apre. La prima cosa che voglio dire è questa, cioè che la terza edizione del concorso nazionale, quel tema che vi ho detto, nasce proprio da un ripensamento dell'impostazione dei percorsi di studio realizzati in questi anni, percorsi di studio che, come avete visto questa mattina, sono stati prevalentemente e quasi esclusivamente incentrati sul tema dei giusti tra le nazioni. Questa precisazione riguarda l'ottica e la metodologia dei percorsi di studio, e ci tengo a precisare che è una precisazione per fare un passo avanti, no? Non per negare il cammino fatto, ma che è possibile proprio grazie alla positività del cammino fatto in questi anni di lavoro. Cioè, secondo me, si tratta di riportare l'analisi e la ricerca su un terreno più rigorosamente storico, evitando i rischi connessi alla prospettiva delle storie esemplari. Non per negare il carattere paradigmatico delle storie di vita e delle azioni dei giusti, ma per evitare il rischio di proporli come modelli di cittadinanza avulsi dal loro contesto e in funzione del nostro presente. Cioè, secondo me, occorre distinguere maggiormente il piano della riflessione teorica in senso stretto dal piano della ricerca storica. Ecco, vorrei dire questo, che noi abbiamo fatto, e io in particolare, dei percorsi chiaramente nettamente di storia, e penso di aver utilizzato proprio anche una metodologia corretta nel portarli avanti. Credo che comunque ci sia il problema di dividere, no? Poi due livelli di intervento, quello più filosofico, più teorico, che comunque credo che sia necessario e importante, perché le domande che ci si pongono sono domande radicali, e invece un piano, un percorso più rigorosamente di carattere storico. Perciò vorrei innanzitutto precisare che cosa noi possiamo chiedere alla riflessione teorica, che ha avuto grande spazio nel nostro lavoro e forse nel mio in modo particolare. Noi, la maggior parte delle nostre scuole, comunque molte delle nostre scuole, sono licei. Nei licei si studia filosofia, no? E quindi i nostri percorsi sono stati percorsi, diciamo così, interdisciplinari di storia e filosofia. Quindi il ricorso alla filosofia nasceva proprio dall'esigenza di trovare in alcuni autori,
faccio riferimento alla Hannah Arendt, che è quella che abbiamo maggiormente indagato e studiato, la risposta a domande importanti, che nascevano in noi proprio dalla conoscenza di questo periodo storico e dell'azione di queste persone. Ad esempio, quali domande? Cosa ha reso possibile ai giusti di agire in questo modo e di restare immuni per certi aspetti all'influsso del contesto totalitario? Oppure in altri casi, cosa ha provocato in loro a un certo punto un cambiamento e questo in cosa è consistito? Questa seconda domanda poi è molto importante dal punto di vista storico, è interessante perché sta a indicare che il cambiamento è sempre possibile, che queste persone hanno subito l'influsso fino a un certo punto e dopo in loro qualcosa è accaduto per cui sono cambiate e hanno fatto una scelta di vita diversa. Cioè, io sono assolutamente convinta che sia importante una riflessione sul piano antropologico e che rappresenti un valore aggiunto alla ricerca condotta sul piano storico. Però credo che da questo punto di vista ci debba essere una pluralità di prospettive, di vedute, ci devono essere diversi approcci e che la riflessione filosofica, antropologica, eccetera, debba essere condotta in modo molto rigoroso, proprio per non cadere in posizioni superficiali o ingenue. Da una parte potrebbe essere un facile buonismo, che ho visto sui giornali soprattutto, ma ci potrebbe anche essere una convinzione molto poco realistica sulle effettive capacità di bene proprie dell'uomo. Cioè, la riflessione teorica e filosofica secondo me è molto importante, va fatta se si fa in modo molto serio, molto rigoroso e non superficiale. Io credo che sia decisivo per evitare di correre i rischi di affronti superficiali o riduttivi recuperare il senso pieno di un lavoro di carattere storico. Ecco, nel seminario che è stato fatto il 22 di febbraio a Bologna, io nella relazione del pomeriggio ho sottolineato due aspetti della memoria dei giusti in rapporto alla dimensione storica, cioè due aspetti importanti. Il primo è questo: il rapporto che esiste tra la memoria dei giusti e l'educazione alla dimensione storica, dicendo che lo studio dei giusti e delle loro azioni all'interno di un contesto storico correttamente definito è uno degli oggetti di studio in cui risultano particolarmente evidenti i fondamenti antropologici della storia e del suo insegnamento, ossia lo spessore umano degli avvenimenti. Secondo, il rapporto che esiste tra la memoria dei giusti e l'interpretazione della storia, dicendo che se l'oggetto specifico della conoscenza storica sono gli avvenimenti umani, mai completamente prevedibili, allora, nella storia considerata in questo modo, l'azione dei giusti può essere considerata come una sorte di variabile indipendente che, quando c'è stata, ha lasciato un segno, ha inciso, ha contribuito, cioè, alla pari di tutti gli altri fattori, alla definizione dell'avvenimento storico così come si è concretamente manifestato. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che la presenza stessa di questi oppositori, che abbiamo chiamato giusti, ma che si possono chiamare con altri nomi, è un fattore che da tenere presente quando si vuole formulare un giudizio storico. Ed è molto importante perché tenerlo presente vuol dire considerare la storia da un punto di vista umano e soprattutto ritenere che la storia non abbia mai un esito predeterminato e che la libertà dell'uomo giochi un ruolo fondamentale. Quindi la grande sfida che abbiamo davanti è questa: cercare di individuare a livello delle comunità in cui i giusti o gli oppositori, questi resistenti, questi uomini liberi hanno operato, individuare l'incidenza sugli avvenimenti dovuta alla loro azione. Essi, per quanto poco possono aver potuto agire, testimoniano comunque che una scelta diversa era sempre possibile e in questo modo svelano il significato del comportamento altrui e la verità
nel contesto complessivo, cioè svelano la menzogna dell'ideologia e il compromesso a cui magari la maggior parte ha ceduto. Quindi considerare l'azione dei giusti come uno dei fattori determinanti l'avvenimento storico non significa appiattirli, non cogliere più il loro valore esemplare, ma recuperarlo nella concretezza di una situazione. Inoltre, se il mistero dell'azione dei giusti è il mistero della libertà umana, le loro azioni, piccole o grandi, individuali o politiche o collettive, aprono uno spiraglio proprio sulla irriducibilità dello spessore umano della storia, che non è mai completamente categorizzabile. Cioè, quello che voglio dire è questo, che la storia umana noi dobbiamo cercare di comprenderla, dobbiamo studiarla, ma c'è sempre un quid, un qualche cosa che per forza di cosa ci sfugge e che è legato, secondo me, a questo spessore mai completamente definibile dell'esperienza umana. Inoltre va ricordato che il compito degli studi storici è la spiegazione e la comprensione del contesto, ossia la contestualizzazione degli eventi particolari. Uno studio dei giusti, delle loro azioni, che non tenga conto del contesto storico complessivo, è simile a un quadro senza prospettiva, senza profondità. Ecco, questo a me pare che sia molto importante, perché non vuol dire rinunciare alla bellezza, alla particolarità, all'unicità di certe personalità, ma vuol dire che per far emergere questa unicità, questa bellezza, questa particolarità, è importante collocarli nel contesto storico, perché essa emerge maggiormente. Cioè, la differenza, l'esempio che mi è venuto è questo: io ho un quadro in cui ho in primo piano una figura umana, ma sullo sfondo non c'è nulla. Io ho un quadro in cui questa figura umana, grazie alla prospettiva, è collocata in un contesto. Questa figura umana emerge molto di più e la sua grandezza, la sua figura è enormemente valorizzata. Il tema scelto, il contenuto del bando del concorso del prossimo anno. Quindi, collegato a queste preoccupazioni è la scelta del tema Uomini liberi nella coscienza nazionale, dalla guerra alla Repubblica. Chi sono questi uomini liberi? Nella presentazione del concorso dello scorso anno abbiamo dato come esempi di uomini liberi i giusti tra le nazioni e i protagonisti del dissenso. Abbiamo parlato, in riferimento all'esperienza del dissenso, del fenomeno delle coscienze ridestate, dall'impatto con una violenza inaccettabile e di come questo fenomeno possa includere anche l'azione di giusti in salvataggio degli ebrei in pericolo. Ritorna nel concorso di quest'anno l'espressione uomini liberi, un'espressione volutamente generale, perché esprime un'idea, non è una definizione, è un'idea che si comprende più per contrasto di fronte alla negazione della libertà, e a cui ciascuno può dare il suo assenso, che non ha la pretesa di definire un concetto in modo univoco. Non è una categoria filosofica, non è una categoria storiografica, è un'idea, nel senso in cui Titchener definiva idea la parola solidarietà, un'idea e non un concetto, né una compiuta realizzazione storica. Questo cosa vuol dire? Che indagare la storia nazionale in anni così decisivi di transizione da totalitarismo alla vita repubblicana, nella prospettiva degli uomini liberi, non significa avere un orizzonte teorico entro cui collocare gli avvenimenti storici particolari, ma significa, dal momento che di ricerca storica si tratta, di andare a ricercare questi uomini liberi, di scovarli proprio, per imparare da loro qual è il contenuto della loro coscienza. Questi di cui stiamo parlando, 40-48, sono anni decisivi. Sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale ha inciso profondamente nella storia, quindi nella memoria, di tutti i popoli europei. In questi anni, da guerra, ma anche nel primo dopoguerra, l'Italia ha attuato il passaggio alla Repubblica, cioè dalla dittatura alla democrazia. In questi anni fu fortissimo l'impegno della società civile in tantissime forme
e dell'impegno che si espressa a tutti i livelli. E siamo di fronte in Italia ad una molteplicità di memorie familiari, di gruppi sociali, regionali, di appartenenze religiose, culturali, eccetera. E secondo noi tutte queste memorie andrebbero recuperate e fatte parlare. Quindi, nel contesto di questi avvenimenti, quegli uomini che hanno saputo ascoltare la loro coscienza, potremmo dire così, anche se fosse un po' generico, hanno svolto un ruolo decisivo. Io credo che indagando le azioni di questi uomini noi riusciamo a entrare dentro a situazioni difficili e complesse della storia nazionale ed essere guidati a conoscere il significato. Inoltre l'attività che hanno svolto, le loro azioni, hanno avuto un grande rilievo in questi anni qua, perché l'Italia ha attraversato, specialmente dal 1943 in avanti, un periodo difficile di conflitti molto forti, potremmo dire di guerra civile. Ora, questi uomini hanno svolto un'azione di riconciliazione che è stata veramente importante per la democrazia. Da ultimo, velocemente, la dimensione europea. Questo percorso ha una dimensione europea, no? Come possiamo conferirgliela questa dimensione europea? Innanzitutto dal modo in cui noi faremo questi studi, no? Noi studieremo l'Italia in un contesto mondiale, non soltanto europeo, ovviamente, e cercheremo di capire l'influenza che hanno avuto in Italia dopo la guerra e durante, non solo dopo, e questo è un lapsus, le due superpotenze, gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Sovietica, che non è una Sovietica, erroneamente si può pensare che riguardi i paesi dell'est, invece riguarda anche i paesi dell'ovest. Ma la cosa più importante è questa, che la dimensione europea è data dal confronto di storie nazionali diverse, dall'incontro con diverse memorie nazionali, come è avvenuto questa mattina nel corso di questo convegno. Perché incontrare le memorie nazionali vuol dire incontrare le coscienze nazionali. Faremo diverse iniziative il prossimo anno, penso in modo molto probabile faremo a febbraio un seminario di studio per gli insegnanti e ci sarà a conclusione del concorso un convegno simile a quello di quest'anno. Questa è molto sinteticamente le mie riflessioni. Ricordo che pubblicheremo, spero che questo possibile, sul sito tutti questi materiali, interventi, relazioni che si potranno perciò leggere nella fase, in modo con pazienza, nella fase completa. Ecco, volevo, prima di dare la parola a Daniela Anna Simonazzi e a Don Vito Apopta, volevo invitare qui sul palco Paola Focherini, che è la settima e ultima figlia di Edoardo Focherini, che è venuta qui a ascoltare il nostro convegno. Dov'è la Paola Focherini? Ecco, si può vedere qua. Ecco, soltanto due parole, poi lascio a lei il saluto che mi vuole lasciare. Dunque, Edoardo Focherini è un giusto dalle nazioni, ed è non solo un giusto dalle nazioni, ma dal 96 è iniziato il processo di beatificazione, ora la fase romana. Il primo lavoro sui giusti che è stato fatto dalla sottoscritta, da cui è partita poi la rete con quanto è tutto il resto, è su Edoardo Focherini. È stato per me un incontro molto importante con Edoardo Focherini, e credo che se non avessi incontrato lui forse il lavoro sui giusti non l'avrei fatto, perché è una figura di un'umanità incredibile e straordinaria. Ecco, Edoardo Focherini nasce a Carpi nel 1907, è arrestato l'11 marzo del 1944, da Fossoli è deportato a Espoo sotto campo di Flossenbürg, dove muore tra il 24 e il 27 dicembre 1944. Ok, ha detto tutto la signora Cassandra. Io sono la figlia, l'ultima figlia di Edoardo, che io, mio papà, non l'ho mai conosciuto. Volevo dare due messaggi. Questo, sono 70 anni ormai che è finita la guerra, ma sono ancora qua a parlarne, e il mio dolore, il dolore dei miei fratelli, non è assolutamente alleviato dal tempo.
cioè la guerra è terribile, la guerra che dopo tanti anni lascia delle tracce indimenticabili. Poi volevo dire un'altra cosa, il babbo è una di quelle splendide figure che sarebbero destinate all'oblio, alla dimenticanza, se insegnanti come i vostri non le componessero e se non ci fossero studenti come voi che le approfondiscono. Per questo vi ringrazio molto anche a nome dei miei fratelli. Le domande e i nostri ospiti, la Daniela e Don Wittmann, di dare delle risposte. Daniela Anna Simonazzi, come accennavo prima, è una reggiana, come me del resto, ha scritto nel 2004 un libro da questo titolo, ASO, la resistenza incompiuta di un comandante partigiano, in cui racconta la storia dello zio Mario Simonazzi. E poi ha fatto tante altre cose, mostre, interventi, eccetera. Volevo ricordare che insieme a un gruppo di giornalisti reggiani si è impegnata ed è riuscita a far stampare la copia anastatica della la penna pubblicata da Diabas nel 2009. Lei vi dirà che cos'è poi la penna, perché è così importante come giornale. Don Bogdan Wittmann è un sacerdote sloveno che non solo è parroco ma è anche professore di pedagogia al ginnasio diocesano di Bipacco, e l'abbiamo chiamato perché è il ricordo più vice postulatore di Filippo Terceli, che è un sacerdote che è stato prima perseguitato dai fascisti, è messo anche in carcere anche al confino e dopo ucciso nel 1946 da soldati, penso, di Tito. Adesso non so se ci sarà, ci racconterà poi la storia dopo lui. Ecco, la prima domanda, no, che farei rivolgere ad entrambi, cominciando da Daniele, è questa. Cioè, vorrei sapere per quale motivo personale, cioè quale storia particolare, no, l'ha portata a interessarsi di suo zio, Azor. Non è l'unica nipote, non è l'unica della famiglia di Azor, eppure proprio lei si è assunta questo compito di raccogliere la memoria di Mario Simonazzi. Intanto un saluto a tutti voi, ringrazio il preside e la professoressa Grassetti per l'invito e mi complimento con i vincitori del concorso, col bellissimo lavoro che avete fatto come studenti. E l'ho trovato molto importante perché solo, sapete meglio di me, che conoscendo la storia ci si può liberare dal peso del passato, soprattutto i passati molto ingombranti. E appunto io sono contenta oggi anche di parlare in questo convegno, perché non mi è mai successo di avere una platea composta da tanti giovani. Di solito il tema che affronto è un tema che riguarda, cioè che viene seguito molto da un pubblico più anziano, diciamo, ex partigiani o persone che hanno vissuto il periodo proprio del. Ecco, intanto sì, volevo dire che sono la nipote di Mario Simonazzi. Azor era il fratello di mio padre, uno zio che io non ho mai conosciuto, uno zio che ho imparato a conoscere negli anni attraverso racconti, e racconti prima in famiglia, e racconti che, devo dire, erano sempre fatti molto sottovoce, perché ricordo appunto fin da bambina che e a noi piccoli che chiedevamo, facevamo domande sullo zio, e poche risposte venivano date, perché appunto era una storia che, a parere degli adulti, era meglio che non venisse raccontata ai bambini, proprio perché era una storia molto, molto dura e anche per certi aspetti incomprensibile per una persona molto giovane. Ecco, però la mia curiosità è sempre stata molto forte e devo dire che aumentava, anzi, più mi si diceva che era meglio non sapere, che era meglio che io
non conoscesse la vicenda dello zio, e più io appunto avevo questo desiderio di sapere, di conoscere. E c'è una cosa che mi incuriosiva poi tantissimo, erano i fogli della Nuova Penna. La Nuova Penna era un giornale clandestino che venne pubblicato appunto nel dopoguerra da Il Solitario e da altri giornalisti, dove venivano raccontati appunto i fatti, episodi insomma drammatici della liberazione, della lotta di liberazione del dopoguerra. E in questi fogli che mia nonna teneva custoditi in soffitta in un baule chiuso insieme ai ricordi del primario, e c'erano appunto questi articoli scritti dal Solitario dal titolo Chi ha ucciso Azzo. Era una serie di articoli, e non furono più di quattro, proprio perché dopo il terzo articolo il Solitario venne colpito con 6 colpi di pistola, e questa ferita causò poi la sua morte un anno dopo. Quindi questi articoli che venivano appunto tenuti nascosti perché era un giornale clandestino, un giornale che non si poteva appunto far conoscere, mi incuriosivano tantissimo, così che io andavo di nascosto appunto in soffitta, aprivo questi giornali e cercavo di capire. Cercavo di capire, però non era facile capire, proprio perché mi chiedevo, ma come mai mio zio, che aveva fatto tanto per la resistenza, ha combattuto, è stato uno dei primi a formare queste prime organizzazioni di lotta partigiana, come mai appunto qualcuno gli voleva male, come mai una persona che non odiava nessuno invece poteva fare una fine simile, insomma venire assassinato a un mese prima della liberazione. Quindi appunto la storia di mio zio mi ha sempre, diciamo, incuriosita, fino a quando poi è diventata adulta e ho deciso di raccontarla, così che ho cominciato a fare ricerche d'archivio, interviste, e avevo già un po' i racconti della famiglia, e ho appunto preso visione di tutti i documenti di mio zio, perché lui, essendo comandante, tutto quello che scriveva è stato custodito nell'archivio, nel polo archivistico reggiano dell'istituto storico. Quindi ho cominciato a raccogliere documenti, a raccogliere testimonianze di tante persone che ancora lo amano e ci tenevano appunto che la sua storia non cadesse nell'oblio. E dopo aver raccolto tutto quanto, ho scritto finalmente la storia di Az, ed è uscito il mio libro, come diceva Antonio, nel dicembre del 2004, che è questo, Az, la resistenza incompiuta di un comandante partigiano, proprio perché la sua resistenza è rimasta in qualche modo incompiuta. Bene, Don Bogdan, come hai incontrato la storia di Philip Delcey? Prima saluto tutti, poi voglio dire che il mio italiano è molto scarso. Una volta ho detto, io non parlo italiano, e un italiano ha detto, ma tu parli bene, per questo pazienza. Prima di cominciare voglio dire che penso che per rapporti tra noi c'è un fondamento, dialogo reciproco, una riconoscenza tra noi, perché ho cominciato a studiare Philip Delcey. Vivo in parrocchia che è il decanato dove Philip Delcey è stato nato, e sacerdoti della nostra il nostro decanato, abbiamo inviato il nostro vescovo dopo un convegno, un simposium, lettera di cominciare il processo per la beatificazione. E poi, perché io sono stato coinvolto in questa ricerca, anche io ho sottoscritto questa lettera. Il vescovo in febbraio mi ha chiesto di cominciare a studiare Philip Delcey. Poi da noi a
almeno in Slovenia tante volte si dice lasciamo storia, perché parlare di questi osi, viviamo oggi e dimenticheremo storia. Io penso che chi non conosce la storia e non impara della storia è condannato a ripeterlo. E per questo anche ho cominciato un po' più profondamente a studiare Filippo III. Vorrei anche, poi quando ho cominciato si pongono tante domande, io non sono storico, però sembra che nei prossimi anni dedicherò abbastanza tempo alla storia per fare questo processo, ma sono un po', lascio dubbio. Mia domanda di fondo è: Filippo III è un santo o è un nazionalista che ha odiato gli italiani, diciamo fascisti? Per quale motivo lui ha fatto quello che ha fatto? Qui emergono tante domande tra relazioni sloveni, rapporti italiano-sloveni, e io vorrei segnalare un libro, è un documento secondo me storico di rapporti italiano-sloveni che hanno preparato storici sloveni e italiani. Da ciascuna parte sono stati 6 storici riconosciuti e poi hanno fatto un documento che hanno lavorato, sistemato insieme, non italiani sul documento, sloveni sul documento. E qui ci sono questi rapporti tra 1880 e 1956. E io ho letto questo documento, penso che è molto autorevole, molto bilanciato. Quando ho letto questo, si ponga a me domanda, quando parliamo di Sgodovina parliamo dei fatti. Questo era, si è svolto così, ma quando io adesso parlo di conflitti che sono stati tra italiani e sloveni, tra sì, due nazioni, questo non, secondo me, significa che noi dobbiamo odiare oggi, che siamo in conflitto noi, però per superare questi conflitti penso che si deve conoscere storia e riconoscere fatti.